Filippo Sertorio, vicepresidente della piccola industria di Torino e amministratore delegato della Procensa, un'azienda importante che produce integratori alimentari. Oggi hai partecipato a questo workshop sull'in accounting. Ci interessa sapere, ecco, l'importanza che possa avere questo tema applicato alle piccole imprese e quali sono state le impressioni di questa giornata di formazione. Innanzitutto grazie, è stata la prima volta che ho appreso e conosciuto il lean accounting e devo dire che è un nuovo modo di vedere il lean applicato ai processi burocratici dell'azienda. Credo che sia una sfida molto importante che le piccole e medie imprese devono assolutamente fare propria per semplificare tutti i processi che sono al servizio della produzione. Quindi si è parlato dell'amministrazione, si è parlato di come codificare i numeri. Spesso e volentieri o non ci sono numeri o ce ne sono troppi e non riusciamo a focalizzarci su quello che sono i numeri importanti. E credo che con il lean accounting invece l'approccio è proprio quello di dare pochi numeri importanti e che servono per prendere le decisioni cruciali dell'azienda. Quindi... Tra gli strumenti che sono stati oggi condivisi a livello di gruppo, quali sono quelli che potresti pensare di applicare da domani nella tua azienda? Ma sicuramente due strumenti che sono quello che hanno definito l'income statement, quindi la rivisitazione di quello che è il conto economico per processi e non più un conto economico per prodotto, l'abolizione del costo standard e la realizzazione di quello che è stato definito un box di informazioni e di numeri, quindi mettere insieme numeri legati alla produzione, numeri legati alla capacità produttiva e numeri legati al financial, quindi alla parte finanziaria, tutti in un unico foglio e su base settimanale. Questo di nuovo permette di avere una visione molto rapida di pochi numeri ma importanti. Quindi un bel takeaway è un impegno già per domani. È un bel takeaway e un impegno magari da lunedì, non da domani. Ok, per fortuna è un weekend. È un weekend che ci farà riflettere. Quindi ci farà. Però da lunedì prossimo. Da lunedì testa bassa e subito ad applicare il lean accounting. Grazie molto, grazie di essere stato con noi.